47. Fu un'operazione fatta da De Gasperi, condotta con grande capacità strategica, ma portò senza dubbio a dei momenti molto difficili, anche in aula. Mi colpì, e ancora oggi lo ricordo come una lezione incredibile, e vorrei che fosse augurale in questo momento della nostra storia parlamentare, delle sedute politiche dove si scese anche a manifestazioni muscolari, che le prime volte mi sconcertarono. E quando fermammo insieme a qualche altro giovane De Gasperi dicendo: ma siamo sconcertati, possibile che si possa arrivare a una mischia fisica in aula? De Gasperi ci guardò e dopo un breve silenzio disse solo: una volta al Parlamento austriaco uno sparò anche una rivolverata. Allora ci accorgemmo che il nostro scandalo non era sufficientemente motivato. Ebbene, quella stessa aula che aveva visto a volte al mattino manifestazioni di intolleranza, al pomeriggio quell'assemblea scriveva con una mano sola il dettato costituzionale, ed eravamo nella fase più delicata di quando si tirano i remi in barca, cioè si tirano le somme, quindi era il momento più delicato. Questi due momenti così diversi davano la sensazione che quell'assemblea sentisse fortemente che cosa voleva dire scrivere per il popolo italiano.